Buongiorno, sono Gilbert Vivaghi, sono il presidente della Società Nautique de Monaco. Sono entrato in questa società quando ero cadet, dunque c'è qualche anno, e adesso stiamo preparando per entrare nel nuovo sede sociale e speriamo che tutto sarà pronto per 20 giorni per l'inaugurazione dei locali. Con questi nuovi locali potremo fare delle regate ancora più belle e più vicine di nostri amici italiani. I nostri amici italiani sono sempre venuti qui per fare i nostri regati e quando facciamo la challenge principe Albert c'è quasi 200 ramori vogatori italiani che vengono a ramare con noi e quando facciamo la Coastal Race Sanremo Monaco quasi la metà delle partecipanti sono delle vogatori da Sanremo o di altri club italiani. Dunque siamo molto vicini con loro. I progetti sono veramente molto interessanti per noi. Già pensiamo a aumentare la capacità del Challenge Prince Albert e speriamo anche fare altre regate più spesse e soprattutto speriamo fare il campionato del mondo del Coastal Rowing in 2016. La Società Nautique prima alla nascita era nel 1888 si chiamava Società de Regate de Monaco. C'era la vela e il canottaggio. Poi negli anni 1953 il principe Regnier ha voluto dare un'altra dimensione al yachting e dunque ha creato il Yacht Club de Monaco e noi siamo diventati la Società Nautique con il canottaggio, siamo sempre canottaggio. Per il 20 giugno, per l'inaugurazione, saremo pronti, tutto sarà finito e saremo in grado di fare canottaggio, di fare l'inaugurazione normalmente.